Vishnu è una delle principali divinità dell'induismo. Fu la prima grande forza dell'universo e per questo motivo è conosciuto come Ananta, l'infinito. L'origine di Vishnu si trova nelle antiche scritture vediche, i più antichi testi sacri dell'induismo, risalenti al 1500 a.C. circa. In esse Vishnu è raffigurato come un dio minore associato al sole e allo spazio. Tuttavia, è durante il periodo post-vedico, con i poemi epici Mahabharata e Ramayana e i Purana, che Vishnu prende il sopravvento e diventa una delle divinità supreme del pantheon indù. La sua posizione si solidifica nella triade indù o Trimurti, dove è considerato protettore dell'universo insieme a Brahma, il creatore, e Shiva, il distruttore. Vishnu è spesso raffigurato con quattro oggetti, ognuno dei quali simboleggia un aspetto del suo potere divino. Sankha, una conchiglia ricavata dall'oceano primordiale che rappresenta l'esistenza originale. Chakra, la sua arma, che incarna la mente ed è il distruttore dell'ego e delle illusioni. Il disco rotante Gada, che simboleggia il potere e la forza mentale. E il fiore di loto Padma, che rappresenta la verità assoluta, la realizzazione spirituale e l'eternità. Vishnu è considerato principalmente il dio della conservazione. Egli sostiene l'ordine cosmico del Dharma e protegge l'universo dalle potenze del male e del caos. Vishnu è noto per la sua natura benevola, la sua generosità e la sua compassione ed è spesso raffigurato sdraiato o appoggiato sul serpente Shesha con la consorte Lakshmi ai suoi piedi, mentre galleggia pacificamente sull'oceano cosmico, rispecchiando la sua natura pacifica e protettiva. Vishnu è noto per le sue numerose reincarnazioni o avatar. Questi sono generalmente intesi come le diverse forme che Vishnu ha assunto per ripristinare il Dharma ogni volta che è stato minacciato. Tra le più famose ci sono il pesce Matsya. Vishnu si trasformò in un pesce per salvare Manu, il primo uomo, dal grande diluvio, preservando la vita sulla terra. Il principe ideale Rama. Vishnu stabilì il Dharma attraverso le sue azioni e ristabilì la giustizia, sconfiggendo il re demone Ravana. Krishna è forse l'avatar più amato, noto per le marachelle infantili e gli insegnamenti spirituali, nella Bhagavad Gita, parte dell'epopea del Mahabharata. Kalki è l'incarnazione ancora da materializzare di Vishnu, che dovrebbe venire sulla Terra alla conclusione dell'attuale ciclo dell'universo per sconfiggere le forze del male e ristabilire l'ordine. Parleremo in dettaglio di tutti gli avatar di Vishnu in un prossimo video. Il dio Vishnu ha un ruolo essenziale nell'induismo come custode dell'ordine e dell'equilibrio cosmico. La sua natura benevola, la sua infinita pazienza e dedizione alla protezione, così come i suoi sforzi per preservare la creazione, sono qualità che hanno un impatto su milioni di credenti in tutto il mondo. Le sue varie incarnazioni continuano a influenzare l'etica, la morale e la comprensione della giustizia e della verità nella spiritualità indù.